Se inciampo e mi rompo una gamba. Don Giuseppe inviato speciale. Don Giuseppe Gervasini, 1867-1941. El Prede Ratanà, a cura di Luciana Petruccelli. I libri del Casato. Domanda. Ci hai detto che tra un nodo karmico e l'altro abbiamo la possibilità di esercitare il nostro libero arbitrio. Ad esempio, se inciampo e mi rompo una gamba, come posso distinguere se si è trattato di un nodo karmico o è stato il risultato della scelta incauta del mio libero arbitrio? Don Giuseppe, ecco, prendiamo il tuo esempio. Ammettiamo che tu cada e ti rompa una gamba. Se la rottura della gamba provocherà soltanto un dolore o una situazione temporanea che non segnerà o non cambierà totalmente la tua vita, allora vorrà dire che è stata una scelta del tuo libero arbitrio. È un'esperienza importante, dolorosa, ma non karmica. Se invece ti rompi la gamba in modo tale da non poter più camminare e sei obbligata a cambiare completamente la tua vita, allora significa che questa scelta non era altro che la preparazione all'avvento di un punto cardine, quello della caduta. L'uomo è sempre in grado di capire, però mai prima, sempre dopo. Dopo, perché a seconda dell'evento è in grado di giudicare se la sua vita è cambiata in modo radicale o meno. I punti cardine sono quelli che costituiscono fondamentali cambiamenti nella vita dell'uomo, oppure fondamentali scelte di vita. Se una decisione apparentemente libera porta a una di queste scelte che condizioneranno il suo futuro, allora l'uomo potrà essere in grado di dire che questa scelta apparente era la preparazione all'avvenimento che avrebbe poi segnato un punto cardine della sua vita.